Con il nuovo decreto approvato in Consiglio dei Ministri nella serata del 29 dicembre, al termine di un confronto anche acceso, proprio all'interno del CDM tra i ministri che compongono il governo Draghi, di fatto l'esecutivo, procede con quello che sarà un lockdown per i non vaccinati che inizierà dal prossimo 10 gennaio. È un lockdown per non vaccinati di tipo soft che passa per l'estensione dell'obbligo del Super Green Pass, ma che di fatto esclude i non immunizzati, quindi i non vaccinati e non guariti dal Covid, da quasi tutta la vita sociale del paese. Andiamo a leggere quello che è stato comunicato dal governo e quello che è stato riportato nel comunicato stampa diramato al termine del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre. Dal prossimo 10 gennaio, il Super Green Pass, quindi la certificazione verde rafforzata, sarà necessaria per alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri di benessere anche all'aperto, centri culturali, centri sociali, ricreativi per le attività all'aperto. Inoltre, il Super Green Pass sarà obbligatorio anche per i mezzi di trasporto, sia per quelli a lunga percorrenza, sia per i mezzi del trasporto pubblico locale, quindi autobus, metropolitane e tram, ad esempio. Riassumendo, dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza, così come riportato nel decreto, nel comunicato stampa che accompagna il decreto, per tutte le attività che abbiamo appena visto sarà necessario avere il Super Green Pass. Il Super Green Pass, ricordiamo che si ottiene in seguito alla vaccinazione o in seguito alla guarigione dal Covid. Questo significa che per avere il Super Green Pass si deve essere vaccinati o guariti. Chi non lo è viene escluso da tutte quelle attività. Quindi di fatto siamo di fronte a quello che è un lockdown per non vaccinati. Un non vaccinato non può andare al ristorante, non può andare in palestra, non può andare in un parco tematico, non può andare in un centro culturale, non può prendere l'autobus. Restano salve anche per i non vaccinati le attività essenziali. Per il resto la vita sociale viene completamente azzerata. Un non vaccinato al momento può andare al lavoro, può andare a fare la spesa, può andare in chiesa, ad esempio. Di fatto lì finiscono le possibilità per chi non si vaccina. Come detto, al momento uno dei settori esclusi dalla stretta è proprio il mondo del lavoro, il settore del lavoro, ma non si esclude un nuovo intervento già ad inizio gennaio. Sta prendendo piede l'ipotesi di estendere l'obbligo del Super Green Pass anche per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma nel governo c'è anche chi non vede di cattivo occhio l'estensione a tutto il mondo del lavoro. Si tratterebbe di una stretta decisamente significativa, probabilmente della mossa finale, dell'ultimo assalto allo zoccolo duro dei Novax. Ma per questo dovremmo attendere presumibilmente l'inizio del mese di gennaio, quando, il tema sarà affrontato in un nuovo Consiglio dei Ministri.